Ciao a tutti, allora, volevo fare un video review su, insomma, un oggetto che sto adorando da un po', che è il Kindle. Questo è il Kindle 3G. Che cos'è il Kindle? È un lettore di libri digitale. Oddio, dovrei essere più professional e darvi più informazioni? No, perché non ho letto nemmeno le istruzioni, ma non credo che ce ne siano. Allora, la famiglia dei Kindle, per il momento, fino a ieri, constava di tre tipi di lettori digitali. Un lettore digitale è un aggeggio dove sopra ci potete caricare libri e poi leggerli come se leggeste dalla pagina di un libro, perché non è il retro illuminato. Quindi fino all'altro ieri, fino all'uscita del Kindle Fire, che non ho visto bene quali caratteristiche abbia, ma penso che sia tipo un iPad, tipo mini computerino, c'era di tre tipi: il Kindle normale, quello 3G che è quello che ho io, e quello 3G, no, il Touch che è quello che ho io, e il Touch 3G che è il modello successivo. Allora, quello normale costa 99 euro, questo costa 129 euro e devo dire che è stato un ottimo acquisto. Come potete vedere, ha soltanto un tastino qui e uno sotto e poi ha la presa per la ricarica e per le cuffie. No, per le cuffie? Sapete che non so a che serve? Per le cuffie? Non lo so. Comunque, come si usa? Si accende. Basta premere il pulsante sotto e si accende, e questo è il mio menu, cioè la lista di libri che io ho. Questo è il Kindle Touch, quindi toccandolo io scorro la lista e tra le mie cose c'è Delp, che è un libro che ho adorato ultimamente. Sto leggendo 50 sfumature di grigio perché mi hanno incuriosito. C'è stata una discussione sulla mia pagina Facebook su chi lo definiva un romanzetto semipornografico e a chi invece era molto piaciuto. Io ero partita con non lo voglio leggere, poi invece mi hanno convinta. Poi ci sono tipo le migliori ricette di Giallo Zafferano. È facile controllare il peso se sai come farlo, alcune è un estratto. Perché come si comprano i libri? Si comprano principalmente su Amazon. Allora, tu vai su Amazon, c'è la sezione di ebook della famiglia Kindle e vedete? Allora, io sono sempre in linea perché al collegamento wifi. Se io premo il carrello della spesa, no. Dove sono andata? Giustamente un po' complicato farlo così. Se io premo il carrello della spesa, mi si apre la pagina di Amazon. Fai con calma. Secondo, mi si apre il Kindle Store, cioè il negozio di Amazon dove posso comprare libri. Ogni giorno c'è un'offerta lampo di libri a bassissimo costo, vedete? Ci sono ebook a meno di 3 euro, ci sono ebook a 0,99 centesimi e di solito un libro che costa, ad esempio, 50 sfumature di grigio, che non so quanto costi, ma suppongo almeno 14 euro o 15, io l'ho, o 12 euro, non ricordo, l'ho pagato 6,99 euro. Questo è collegato con la mia carta di credito, quindi io posso comprare in questo modo. Non so se esistano altri modi per comprare, penso proprio di sì, per comprare libri. Il Kindle Touch può contenere fino a 3.000 libri. Sono arrivata a 43. Adesso vi faccio vedere una pagina per farvi vedere com'è. È molto rilassante da usare. Perché appunto, aspettate, oh, sono alla fine, andavo avanti, dovevo andare indietro. Allora, questa è una pagina, naturalmente, proprio perché touch, le pagine le giri così.
In alto, al centro, se si preme. Ok. Puoi decidere cosa fare, andare a una pagina particolare, modificare il carattere, ripremendo al centro si ritorna al libro. Puoi evidenziare una parola. Evidenziando la parola si apre il dizionario Zanichelli, se non mi sbaglio, il vocabolario Zanichelli, sì, con la definizione. Puoi mettere in alto a destra premendo. Sì. C'ho le dita banana oggi. Ok, vedete, appare questo triangolino. È il come si dice? Questa è la copertina di Delp. È il segnalibro, quindi io quando lo spengo poi lo ritrovo. Va in pausa da solo e poi può essere spento tranquillamente. Ha anche tutte queste cover molto sui libri quando insomma quando lo mettete in pausa. Se no va in pausa da solo e comunque quando lo riaccendete trovate la stessa insomma la stessa pagina. Cos'altro dire? Lo ricomprerei? Sì, mi piace tantissimo. Non mi pesa il fatto. Allora, i libri sono un'altra cosa, ragazzi. Nessuno qui sta dicendo che non dobbiamo comprare più libri perché il libro è un oggetto talmente bello da tutti i punti di vista, l'odore, il colore, il tenerlo tra le mani, le emozioni, un pochettino col Kindle si perdono. Però è un oggetto utile per chi si muove tanto, per chi è sempre in giro, per chi va in vacanza. Io quando andavo in vacanza portavo 4-5 libri perché sapevo quanti. Chi è grande lettore, insomma, si prepara. Stavolta non ho avuto bisogno, ho portato soltanto il Kindle. Ha una batteria molto lunga che può arrivare anche a 2 mesi se leggi una mezz'oretta al giorno. Ma chi? Io almeno, cioè io comunque leggo molto di più, quindi mi si scarica, ma adesso sono tornata, pensate, sono tornata dalle vacanze quasi 3 settimane fa e non l'ho ancora ricaricato, cioè l'ho ricaricato 3 settimane fa e io leggo tutti i giorni, più volte al giorno, anche se sono 5 minuti me li ritaglio, me lo porto in giro così, anche perché piace molto alle bambine e stanno cercando di arrivarci con le mani. Vorrei comprare una custodia. Per il momento il mio adorato maritino me ne ha fatta fare una così semplice che però lo contiene perfettamente. Non so, me l'ha fatto fare da un artigiano, un tappezziere, una cosa così, è carino. Comodo da portare in giro. Mi è comodo soprattutto a letto la sera perché io non sono quella che legge dritta, cioè io assumo delle posizioni da lettore proprio strane, nel senso tutta girata da un lato, dall'altro, cioè devo trovare la posizione più consona per scivolare lentamente verso il sonno, breve sonno, diciamoci la verità. E quindi voglio dire, mi è molto utile, si tiene con una mano sola, voglio dire. Quindi, questo è tutto. Se avete qualche domanda, lasciatemi un commento, io cercherò di rispondere. Non sono molto professionale o molto tecnica, però mi sa che ci si possono caricare anche i propri PDF, i propri documenti per averli sempre nella propria libreria. È semplice, lo accendi, clicchi sul libro che vuoi leggere, ti si apre il libro, vai avanti e indietro. Cioè, è più semplice di così, Simone, insomma, voglio dire, è semplicissimo. Io vi saluto quindi e ripeto, se avete domande, esperienze, se non vi siete trovati bene, fatemi sapere. A me l'unica cosa che un pochettino mi lascia così è che il libro è un'altra cosa. Infatti ho un paio di libri che ho comprato prima di partire per le vacanze che non vedo l'ora di leggere. Adesso finisco di leggere 50 sfumature di grigio che non è che non mi sta piacendo, è che. Vabbè, poi farò una recensione degli ultimi libri letti con Floriana, ma non è che mi sta entusiasmando tantissimo. Comunque, rientra sempre nell'equazione per cui metti il sesso in qualsiasi cosa e venderai. Per il momento lo considero ancora un romanzetto, una lettura da leggere sotto l'ombrellone, non è niente di che. Non è malvagio, ma non è neanche chissà quanto entusiasmante, molto sinceramente.
La cosa che mi fa tanto ridere per chi l'ha letto, piccola parentesi, è quando lei parla per la sua dea interiore, lì mi rotolo veramente dalle risate. A me l'aveva detto una mia amica, non capivo questa dea interiore a che cosa si riferisse. Poi quando ho letto il libro rido proprio a crepapelle. Vabbè, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!